Cesare Marino, che interpreta Harry Potter. Attento al buffino. Harry Potter e i doni della morte. Benissimo, procedete adesso ad applicare alle mie orecchie e a quelle di Marco il vostro applauso per capire il vostro gradimento o meno intanto di questo costume. Un applauso. Secondo costume interpreta il monaco Lenny da Babylon 5. Alternativo di Star Trek sale sul palco. Vediamo quindi l'equipaggio, inizialmente con la sezione medica. La sezione medica porta il sarchiapone di bordo. Segue il consigliere di bordo. L'attaché di bordo. L'ammiraglia. Accompagnata dal papà, Valentina Basilico, un piccolo Kirk. No.
recita come lui. Solo che lui la si capisce meglio, eh? Lei la si capisce meglio, di dirlo. Rosa Minniti, Gino Lucrezi, Lucia Cattani, Rodrigo Araia, Federica Zorzin e Michela Morburgo della USMT Platinum e la USS Curie. Il ponte Ilogrammi è impazzito! Scaino interpreta Q. Il vostro applauso, perché spero applaudiate sinceramente mentre loro passano, o non applaudite sinceramente, perché se ve lo chiamo dopo chissà che fate finta, quindi è più spontaneo il vostro primo applauso. Vai a bloccare, che vanno un po' più veloce. Sì, Nicola, ma gliela scianchetta. Ok, attenzione, Giancarlo Villani ci interpreta il vero James Tiberius Kerr. La materia rossa di Star Trek 11 ha persino fatto ricrescere i capelli a James Kirk.
Mi hanno appena regalato un triplo. Sei bellino, eh? No, no, ma in faccia, Nicola, forse è meglio. No, no, è la parrucca di Villani, non il piombatto villoso. Andiamo, proseguiamo con Davide Vanzini, Maria Pia Panzavolta e Valerius Raimondi, della Dionisio e della Malatesta, che da primo contatto ci mostrano il ponte ologrammi con Dixon Hill, Lily Sloan e Nick il Naso. Che interpreta Darth Vader poco prima di passare al lato oscuro. Serie Voyager, l'episodio Eroi e Demoni, abbiamo qui con noi Beowulf. Grande, come sei? Grande! Ma tu chi sei? Io sono Beowulf! Beowulf combatte nudo. Non siate così veloci, presentate le vostre vergogne, che le mie sono già in giro da un pezzo. Qualcuno si è suicidato di dietro, cosa è successo? Benissimo, andiamo avanti. Dodicesimo costume. Maria Cristina De Nicolai interpreta Isis, la gatta di Gary Seven nella serie classica.
lasciatemi distrarre. Nicola, vuoi qualcosa da bere? Una sigaretta o... Allora, a dire la verità, le hai invertite, vabbè, ma non importa. Quindi passiamo, perché io in scaletta avevo prima Max, dai, tocca a Max. Max Corradin, Voyager, signore e signori, Chakotay! Fermati lì. Vieni qui al centro, fatti ammirare il tatuaggio. Perfetto, l'angolo. E finalmente, visto che si erano già preparate, Lisa e Linda attivissimo. Dall'universo di Guerre Stellari abbiamo il quattropode imperiale. Osservate Paolo attivissimo che fa la traduzione. Che non me l'hanno neanche scritto, quindi solo il nome, ci accompagna dalla reunion di Riccione,
Abbiamo qui Suzanne che interpreta il cappellaio matto. Me le sono mangiate tutte e due, sia Alice che Ellen Kessler. Non si vede. Ferma. Suzanne. Vogliono ancora fotografarti. Ringraziamo Suzanne, grazie. Buon compleanno! Allora, attenzione! ISS Godzilla, Maria Lipartiti interpreta uno xindi rettile. Ed ora Alberto Fraschetti interpreta Kirk nel primo film. Martedì mattina alle 8:20 puntate i vostri video registratori su Rai 1. Di mattina. 8:20. Così ha detto Macario. E allora? Attenzione, ed ora un gruppo composto dalla Spacecraft Dionisio, la USS Discovery, base Alea, la USS Ecclesion, la scenetta da loro interpretata, il gruppo da loro interpretato è Buonanotte Star Trek, l'abbigliamento notturno della galassia. Sembra di essere a Ciao Darwin. Sono allergico, ragazzi. Sono allergico.
Nicola è il nostro amico che in genere si addormenta. Da un po' un'occhiata se questa ninna nanna lo ha aiutato. Eh? Ah, buona. Sta parlando di me. Pesaresi che dorme, una novità.